Buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere qui, numerosissimi e numerosissime. E, dunque, oggi parliamo di fake news, che è un termine, ora vi confesso che quando da Internet Festival mi hanno chiamato e mi hanno chiesto tipo di organizzare una giornata di dibattito su fake news, fact-checking e come questo ha influenza sulla democrazia e la partecipazione delle persone, mi sono venuti un po' i brividi. A me la parola fake news fa venire una reazione allergica. Però insomma ho pensato che forse valeva la pena affrontare questa cosa proprio esattamente per cercare di smontare tutta una serie di luoghi comuni e di idee preconcette che ormai abbiamo sul concetto di fake news. E quindi per farlo ho cercato di portare qui persone che siano in grado di affrontare in maniera laica questo tema e di problematizzarlo e di rimetterlo in un contesto un po' più largo rispetto a internet brutto cattivo perché diffonde le fake news, che è un po' la vulgata comune. Mi dispiace, ti eri preparato su quello, devi rifarlo. E si è fatta anche la scaletta tutta sbagliata. E quindi infatti iniziamo subito da Matteo Flora, che è il primo degli ospiti che parlerà questa mattina, al quale ho chiesto un intervento che abbiamo intitolato C'erano una volta le fake news, perché diciamo che le fake news non sono esattamente una novità di internet, non sono un prodotto di internet, tantomeno dei social network. Su internet e sui social network hanno certamente modalità di diffusione diversa rispetto ad altri mezzi, ma insomma diciamo che nella storia dell'uomo, la storia dell'uomo è costellata di fake news che hanno più o meno condizionato le cose. Io lo raccontavo venendo qua a Matteo, uno degli esempi che mi piace sempre fare è la donazione di Costantino, che si è rivelato essere un falso, un documento falso, che ha posto le basi per giustificare il potere temporale della Chiesa per tutto il Medioevo. Era una fake news quella, non è mai esistito. E quindi, voglio dire, di cosa stiamo parlando? Matteo, ce lo dici tu? Prometto che non mi muovo più di così, giuro, non è colpa mia. Buongiorno, allora, a parte il fatto che è miseramente fallito il tentativo di trovare persone in gamba a parlare dell'argomento, lo dimostra il fatto che ci sono io questa mattina a parlare con voi. Sono partito sulle fake news partendo proprio davvero dal fatto che spesso e volentieri trovate raccontato il fatto che le fake news sono un fenomeno moderno che inficiano la democrazia. Sulla seconda parte magari ne parliamo dopo alla fine. La prima parte però è di per sé una fake news, cioè siamo ricorsivi. Vi porto qualche cosa divertente che forse non sapete storica. Ho iniziato a studiare storia molto molto presto perché mi è sempre piaciuta. Tra l'altro la cosa buffa è che ho iniziato a studiarla partendo dalla fantascienza, da un libro di fantascienza. All'epoca era ancora fantascienza. All'elementare sono un bambino precoce nella lettura. Ho letto 1984 di Orwell. All'epoca era un romanzo di fantascienza. Poi è diventato un manuale di istruzioni, ma quello è un discorso totalmente differente. Una delle frasi cardine che mi sono sempre piaciute tantissimo della Socing o Ingsoc, cioè della struttura del partito della propaganda all'interno del 1984, se non avete letto 1984, leggetelo, è una frase da cui la prima metà dice: chi controlla il passato controlla il futuro. E conoscere il passato alle volte è tipo, oltre alla donazione di Costantino, che mi ha bruciato una delle cose chiave qua, grazie, qui taglio il volume della prima dopo con calma, tanto di giro dici. Per andare a vedere le fake news dobbiamo partire da quelle più famose, 54 avanti Cristo, 44 avanti Cristo, cosa succede? Muore Giulio Cesare, panico, col cavolo che poi gli attentatori vanno a ripristinare la democrazia. Parte lo scontro, se ve lo ricordate, è tra Antonio e Ottaviano. Ottaviano Augusto, classico radical chic diremmo oggi, cioè parte bene della Roma, dall'altra parte hai Antonio. Antonio che nella storia beve come
una spugna, trova come un riccio, è dissoluto a livelli maniacali e piace alle truppe proprio per quello. E da lì parte tutta una campagna lanciata da Ottaviano per discreditare la figura di Antonio, tra cui una delle news che voi prendete come dato di fatto: Antonio è Cleopatra, che è tecnicamente, storicamente una fake news. Perché? Perché questa regina lontana l'aveva trascinato nella più profonda dissolutezza. Tra l'altro, se volete, c'è The Roman Revolution, un libro molto, molto vecchio di Simon, credo che sia del 39, che racconta esattamente la storia e ti dice: guarda, che quasi tutto quello che sappiamo di storico in realtà non ha documenti, quindi in realtà era fake news riproposta. Ma in Italia le fake news partono, tra l'altro, bellissimo, un'altra delle cose carine, le parole. Peccato che non ci sia Veranina oggi, che con le parole ci gioca tanto e si sarebbe divertita. Chi di voi è in zona Roma? Pasquinate. Nel vocabolario trovate la parola pasquinate, che sono le battute licenziose, le fake news in realtà, le notizie false. In realtà pasquinate perché? Perché Pietro Aretino nel 1522, durante le elezioni pontificie, inizia ad attaccare vicino a Piazza Navona la statua di Pasquino, che non si sa neanche, tra l'altro Pasquino non si sa neanche esattamente perché la chiamano così, statua senza braccia e gambe, attacca dei sonetti licenziosi contro i vari papi, tutti tranne dei medici, perché è quello che a lui piace tantissimo, creando un genere, le pasquinate. I sonetti licenziosi, di fake news, di storielle licenziose, storielle contro Tizio Caio per screditarlo agli occhi della folla. Ma mica è uomo. XVII secolo, Francia, diventano canar, un intero genere letterario barra giornalistico. Le canare erano stampate su questi grossi monofogli, gli inglesi li chiamano i broadside, il monofoglio da giornale enorme con istoriate, tutta una serie di disegni, eccetera, composti principalmente di non fatti, ma factoids, dicono gli americani, pezzi di notizie fasulle, strilli, lanci, tra cui buona parte di questi, anche se, e qua forse vi ritorna, gli storici dicono che l'impatto reale sulla realtà non può essere misurato. Vi ricorda qualcosa sulle fake news? Tra cui tutte quelle su Maria Antonietta. Su Maria Antonietta viene raccontate le peggio cose, dagli amanti alla dissolutezza, dai gigolò agli sperperi di denaro. Sapete una delle canare che sopravvivono addirittura adesso? Dice più o meno, non so pronunciare il francese nonostante la R moscia, se non hanno il pane mangino brioche. Maestà, il popolo non ha pane, mangino le brioche. Questa non è una news, è una fake news, è una delle canali, una delle più famose. Ce ne sono centinaia, porteranno di sicuro non tanto alla sua decapitazione, che tra l'altro è il 16 ottobre del 1793, quindi è settimana prossima l'anniversario, porteranno di sicuro a quel sentimento, a quei preconcetti, e segnatevi preconcetti perché questa parola ce li portiamo, che poi porteranno a prendere più facilmente una decisione, quella di mandarla a essere decapitata. In Inghilterra nello stesso periodo ci sono i paragraph. Paragraph erano il pezzettino, il lancio d'agenzia, diremmo adesso, semifalsi, se non totalmente falsi, costruiti, di cui i giornali del tempo erano pieni. La maggior parte dei giornali erano composti non da lunghi articoli di approfondimento, ma da paragraphs. Paragraph ce n'erano a centinaia. Calcolate che nel 1788 Londra aveva 10 dailies di paragraph, quindi 10 giornali giornalieri, scusate il gioco di parole, 8 tri-weeklies ogni 3 settimane, aveva 9 weekly newspapers, quindi ce n'erano tanti, composti principalmente da questi. I paragraph men, cioè quelli che davano i singoli paragraph, erano o pagati o lo facevano, si dice, some contented themselves with manipulating public opinion
for or against a public figure. Cioè, alcuni di questi lo facevano giusto per il gusto di manipolare l'opinione pubblica contro o a favore di una certa figura pubblica. Cioè, erano gli Hermes Maiolica del 1800. Ciao Hermes. Nel 1722 il reverendo Bate fonda il Morning Post, giornale fatto principalmente di questo. Il Morning Post che sempre nello stesso anno pubblica ad esempio il racconto che farà impazzire la Francia sul supposto gigolò inglese di a questo punto alla corte francese, perché i reali francesi erano sempre attratti dall'uomo inglese. Ed è divertente. Fake news e controllo delle fake news. Vi sembra una cosa nuova? Ok? Non lo è. Se volete, c'è un bel libro di Robert Darton che si chiama Poetry and the Police, Communication Network in 18th Century Paris, dove racconta lo storico scontro tra la polizia, che voleva bloccare i canali e gli articoli, e cosa è successo. Cosa è successo? Che non si stampavano più questi enormi manifesti, ma si stampavano triscioline con delle battute più sagaci, poemi più sagaci, e venivano stampati o scritti e lasciati in giro per le taverne, in giro per i ristoranti, in giro per le università. La cosa buffa, se volete, è che alcune di queste nel 1749 portano alla caduta del governo, in realtà di un conte, il conte Maurepas, però porta alla destabilizzazione fatta su fake news. Anche lì, fatta solo su quello? No, probabilmente. Ma ancora una volta i pregiudizi erano forti. Un'altra delle cose buffe, la lunghezza tipica di questi poemi. Non era molto più lunga di quella di un tweet. Che cosa buffa, corsi e ricorsi della storia. Per chi mi dice, vabbè, ma queste erano politica, l'odio razziale è qualcosa di nuovo. No, le fake news che abbiamo visto nel panorama italiano sull'odio razziale, tutti i crimini per gli immigrati, Fox News e altre cose che ancora continuano, cioè l'esasperazione di un odio razziale, anche quello è abbastanza vecchiotto, sapete? Nel 1903, in realtà la polizia segreta zarista fa pubblicare a Golovinsky un articoletto, un pamphlet. Si chiama I protocolli dei savi di Sion. Raccontano come in 24, se non mi ricordo male, passaggi, Sion, il complotto pluto-giudaico-massonico, adesso diremmo, con un neologismo, avrebbe conquistato il mondo con tutti i passaggi. Viene pubblicato, sappiamo quando, cioè ci sono i documenti, sappiamo chi l'ha scritto, chi l'ha ordinato, era lo Shrana, la polizia zarista, sappiamo come viene fatto, eppure continua a girare. Henry Ford ne fa stampare mezzo milione di copie, che dissemina che cosa? L'odio razziale verso una etnia particolare, che tra l'altro ne ha prese da destra e manca in questo secolo, cioè come ci mancasse qualcos'altro. Adolf Hitler calca il protocollo di Savi di Sion, le cita numerosissime volte all'interno di tantissime occasioni. Si sa dal 24 più o meno esce, 1924 esce più o meno la smentita, si sa che è proprio falso. E finisce lì, no? Le fake news finiscono. Una volta che noi facciamo debunking, una volta che andiamo in giro a dire no, è una fake news, le fake news muoiono, vero? Vi rendo edotti del fatto che il 20 gennaio del 2019 il senatore Elio Lanutti, in quota stranamente 5 stelle, peculiare, twitta un articolo in cui si fa riferimento esplicito ai protocolli dei savi di Sion. Ok? Giusto per dirvi quanto le fake news, quanto il debunking delle fake news funziona bene storicamente. Mica solo quello, nel 1917 la Corpse Factory, andate a vedere German Corpse Factory, la voce che viene lanciata del fatto che i tedeschi erano conciati talmente male nella prima guerra mondiale da dover bollire i cadaveri dei soldati per tirare fuori grasso e sapone, ok? Diventerà la base dell'odio razziale contro i tedeschi, ma anche la base del fatto che molti
nella seconda guerra mondiale non crederanno per molto tempo ai crimini dei lager. Perché? Perché la storia dimostra come ce n'erano stati tutta una serie di altre di fake news poi debancate. Se mi dite le fake news e la, adesso si chiama economic warfare, battaglia economica, quando vi dicono che le fake news perturbano i mercati, sì, ci abbiamo già iniziato. Nel 1814, in piena guerra napoleoniche, arriva correndo il colonnello Dubourg a Londra. Colonnello Dubourg a Londra, arriva Lord Cochrane e dice: ho una notizia per voi, è morto Napoleone. La notizia della morte di Napoleone viene un po' presa così, però nel frattempo lui carrozze prende e va. Una sola cosa salva forse l'economia inglese, il fatto che in quel momento quello che era il telegrafo ottico, sapete che veniva usato il telegrafo ottico mandando segnali di luce, non funziona perché quella mattina c'è nebbia, quindi prendono dei cavalli, vanno con a raccontare di posta in posta, ma non si diffonde così velocemente, ma abbastanza per provocare una ascesa enorme all'apertura della borsa di Londra, dei titoli di Stato inglesi, perché a questo punto se Napoleone era morto i borbonici si erano riappropriati dei territori e quindi i titoli di Stato inglese avevano un grande valore, e la susseguente caduta della borsa quando si scopre che in realtà era una fake news. E anche lì i martiri delle fake news, Lord Cochrane vedrà sempre accusato di essere il perpetratore, si scoprirà poi più avanti che non lo è, ma passerà la sua vita a cercare di riabilitarsi, non ci riuscirà se non in quasi postumo. Il suo stendardo viene riabilitato nella Camera dei Lord il giorno prima della sua morte, mentre lui è sul letto di morte. La scienza, parliamo tanto dell'antivaccinismo, delle miracolose virtù di qualcosa, da una dieta a qualunque altra cosa, anche quello è vecchio. Una delle coscienze più famose, una delle canali, scusate, più famose, 1780, racconta di come hanno trovato in Cile un animale esotico che sta navigando verso la Spagna. Ha il corpo a scaglie enormi, le ali da pipistrello e la faccia di una fiera. Non verrà contestato, morirà durante il percorso e non lo troveranno. Se volete vedere qualcosa di bello, cercate delle scoperte fatte nella Luna del dottor Giovanni Herschel, 1936, parte da New York Sun e racconta come questo astronomo dell'epoca, il più famoso astronomo dell'epoca, era riuscito, andando in su, credo, la Terra dei Fuochi, a vedere sulla Luna il fatto che c'era una popolazione aliena, fatta anche questa tipo demoni con le ali. E andrà avanti per 4 settimane la pubblicazione di tutte queste nuove cose, fino a che la reputazione non del Sun, ma di Herschel viene distrutta dicendo: ecco, lui racconta fandonie. Herschel che in quel momento non era nemmeno negli Stati Uniti, ma era in un'altra spedizione. Le patent medicine, lo snake oil, una delle cose più divertenti è che diciamo che le fake news sono una cosa nuova, no? E negli Stati Uniti usiamo per raccontare una delle definizioni, la definizione snake oil. Snake oil era un olio a base di petrolio che veniva venduto come una medicina prodigiosa e miracolosa. Ovviamente non lo era. Porterà ancora a una multa che era l'equivalente di 1000 euro attuali a quello che l'aveva rimandata in giro, ma ancora oggi usiamo in maniera antitetica rispetto alle definizioni che facciamo. Diciamo che l'antivaccinismo è qualcosa di nuovo, che le fake news sono qualcosa di nuovo, perché è snake oil, usando un termine che usavamo per definire esattamente la stessa cosa un secolo e mezzo fa. Ma quindi cosa sono le fake news? Una delle definizioni più belle che cito al mio corso a Pavia è: corruption of public disclosure and public discourses to muddy the water of debate. La corruzione del discorso pubblico e del dibattito semplicemente per sporcare l'acqua, per portare semplicemente non conoscenza. Il problema non sono le fake news, al massimo il problema è come vengono diffuse e le modalità con cui noi andiamo ad amplificarle. Le fake news non sono un nuovo problema,
è nuova una delle nuove modalità con cui vengono amplificate. E l'obiettivo è doppio: la perdita del concetto di realtà, dove se niente è realtà, tutto è realtà, e la creazione. Vi ricordate prima, ho detto, ricordatevi una parola, preconcetti. In inglese si chiamano bias, e sono la base della psicologia cognitiva. Ed è quello, bias o bias, dipende se lo volete dire all'americano o alla latina. Perché i bias sono importanti? Perché dal 2009 sappiamo, un'altra delle cose che vi consiglio di leggere, nel 2010 credo che sia, no, 2011, Thinking Fast and Slow, pensieri lenti e veloci. Lo scrive Kahneman, Nobel Laureate del 2009 in economia, vi racconta come esistono due cervelli che vanno in parallelo, due modalità di pensiero, System 1 e System 2. System 1 è quello dove quando siamo tanto stanchi o abbiamo troppe sollecitazioni rispondiamo direttamente nel modo più veloce e più stupido. Vi faccio un esempio stupido così capisco anch'io. Una palla da baseball e una mazza da baseball costano insieme 1,10 euro. La mazza da baseball costa 1 euro in più della palla. Quanto costa la palla? Metà di voi hanno pensato 10 centesimi ed è ovviamente sbagliato. Perché è sbagliato? Perché se la mazza da baseball costa 1 euro in più della palla, la palla costa 10 centesimi, la mazza da baseball costa 1,10 euro, la somma è 1,20 euro, non 1,10 euro. Perché avete risposto così? Perché avete risposto sulla base di una serie di pregiudizi. Kahneman spiega come funziona questa cosa e dice che poi esiste il System 2, la parte razionale, che però ha bisogno di tempo. Se io vi dico qual è la radice quadrata di 1743, a parte andare nel panico, vi si dilata la pupilla, si aumenta il battito cardiaco e lì parte l'altro sistema. Perché è importante conoscere Kahneman? Non solo nell'economia, perché è la base della proliferazione che noi vediamo di fake news. Kahneman ti dice che in un momento in cui tu sei sovraeccitato, in overload cognitivo, o hai poco tempo, o sei stanco, rispondi non con la risposta corretta, ma quella che più si conforma ai tuoi bias. E allora, vedete cosa vuol dire navigare e avere pochi secondi per vedere che cosa sta succedendo, leggere qualche news e rispondere d'impulso. E anche le persone intelligenti rispondono d'impulso. Quindi troverete sempre qualcuno che vi dirà, anche oggi, che le fake news, la propaganda non ha influenzato quella elezione, non c'entra niente con quell'altra elezione, non c'entra niente con questa qua. E probabilmente hanno ragione. Lo scopo delle fake news, o meglio dei meccanismi di proliferazione, non è far vincere un'elezione, ma è modificare la percezione e modificare i vostri bias per fare in modo che voi prendiate decisioni nel momento in cui le prendete velocemente in modo diverso da quello che avreste prese prima. Il protocollo di esame di Sion ancora oggi funziona. Il protocollo, tanta parte delle fake news rimangono latenti ed è quella la cosa che va gestita. Che la propaganda esista e sia attiva ormai non è più un'ipotesi. Se avete ancora dei dubbi, 2009 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, lo studio del Global Disinformation Order di quest'anno dell'Università di Oxford, racconta come nei vari stati c'è. Se pensate che cambi quella cosa in particolare, probabilmente no. Se pensate però che non cambi il modo in cui voi prenderete qualche decisione a posteriori, beh, vi state davvero, davvero sbagliando. E lo dimostra il fatto che non è adesso che i social media si muovono, ma i social media si sono mossi, social media, media sociali, da Augusto in poi, per diffondere notizie che servivano poi per far cambiare l'opinione. E qui per chiudere, le fake news non sono il problema è come le diffondiamo e quali sono gli antidoti, come usciamo dalle nostre bolle, come partiamo e come capiamo cosa è da capire e cosa no. Perché? Perché inquinano la storia e il dibattito, creano bias che voi usate per prendere decisioni. La frase completa di 1984 con cui io avevo iniziato a studiare la storia e che qui chiude il mio intervento come se fosse studiato, non era solo chi controlla il passato controlla il futuro, aveva una seconda parte. La seconda parte dice: chi controlla il presente controlla il passato. Ed è così che funzionano non tanto le fake news ma i vostri pregiudizi. Thank you.